Ringrazio innanzitutto il Presidente della Repubblica per il grande onore che in una fase, come è stato ricordato, particolarmente complessa e difficile, ha voluto farci. Ringrazio le autorità, ringrazio il mio amico Romano Prodi, che potrebbe tornare utile anche in questa circostanza, lo dico a... Ringrazio tutti voi. Consentitemi una breve premessa. Quando pochi giorni fa Raffaele Morese mi ha comunicato che gli serviva il testo scritto del mio intervento da effettuare oggi, richiesta per me del tutto anomala e inconsueta, per un momento mi è balenato il sospetto che la formula canonica utilizzata secoli fa dal censore ecclesiastico per le pubblicazioni in stampa ammesse, nil obstat quominus imprimatur, cioè nulla osta che questo testo sia stampato, fosse stata fatta propria da un oscuro censore laico, che secondo me era appunto Raffaele, preoccupato di quello che avrei detto o avrei potuto dire, e per gli interventi orali, cioè nulla osta che sia pronunciato questo intervento. Mi sono però subito reso conto che la spiegazione era assai più semplice, persino banale. Poiché questa riunione ha una durata limitata, gli organizzatori volevano essere certi che non avrei sforato, cosa che mi è capitato spesso in passato, il tempo che mi è stato assegnato. Venendo al dunque, voglio innanzitutto ringraziare i tanti che, al di là dei miei indiscutibili limiti, hanno voluto benevolmente manifestarmi in tutti gli ultimi anni e anche in occasione di questo incontro, perduranti legami di simpatia e amicizia. Tuttavia, come dice il proverbio latino, amicus Plato sed magis amica veritas, non posso esimermi dal confermare i dubbi, le perplessità espresse a Raffaele Morese e a Mario Colombo quando mi hanno informato del loro progetto. Le ragioni delle mie obiezioni erano e restano semplici. Come sappiamo tutti, nella pubblicistica dedicata esistono due tipi di scritti. Il primo in memoria di. E il secondo in onore di, riservato di norma a professori universitari che hanno concluso meritevolmente la loro carriera accademica. A parte ogni altra considerazione, voglio sperare che sia prematuro inserirmi nella prima tipologia. Mentre per la seconda è del tutto evidente che non ho assolutamente i requisiti richiesti. Conoscendo le mie obiezioni, il bravissimo Paolo Feltrini, citato poco fa da Raffaele, con quello che gli scrittori chiamano un espediente narrativo, ha trasformato il suo scritto in una mia autocommemorazione. Per farla breve, voglio dire però che questo modesto contenzioso non intacca certo i rapporti di forte amicizia. Del resto,
La vera amicizia non presuppone affatto la condivisione acritica di tutti i giudizi, di tutte le rispettive opinioni. Resta il fatto che pure questo piccolo diverbio costituisce una conferma della mia diffidenza verso la vulgata popolare secondo la quale la vecchiaia porta saggezza. Ascoltate me, personalmente resto convinto che non è vero che più si invecchia tanto più si diventa saggi. Semplicemente si è meno ascoltati. Del resto lo si osserva anche nel rapporto tra le generazioni, non fosse altro perché assai spesso i vecchi si ripetono e i giovani non ascoltano. Il risultato, la noia è reciproca. Venendo al tema che è stato proposto per questo nostro incontro, cioè il lavoro per tutto, per tutti, vale a dire l'obiettivo della piena occupazione, per usare il linguaggio canonico tradizionale, dico subito che malgrado al futuro si dovrebbe sempre guardare con ottimismo, per quanto riguarda il lavoro, l'Italia sembra sfuggire a questa regola. Il lavoro per tutti non c'è e allo Stato non esistono neanche realistiche prospettive che la situazione possa cambiare significativamente. Quantomeno nel breve medio periodo. Intanto perché la crescita annua dello 0, o anche dell'1%, secondo le ultime valutazioni un po' più ottimistiche, non può risolvere il problema, in quanto non è in grado nemmeno di compensare i posti di lavoro che si perdono per l'effetto del sempre maggiore impiego dell'informatica, della robotica, dell'automazione, non solo nel settore manifatturiero, ma anche nei servizi. I più giovani tra di voi che hanno ancora qualche tentazione di conoscenza, a loro suggerisco di leggere la descrizione fatta da Leontief, Vassili Leontief, premio Nobel per l'economia, in cui descrive quanto è successo nell'agricoltura quando i trattori hanno sostituito i cavalli. Nel giro di poco tempo i cavalli sono stati mandati al macello, perché non c'era altro modo di reimpiegare. A giustificazione a questa situazione non si riesce certo a porre rimedio con interventi tanto enfatizzati quanto ininfluenti della normativa relativa al mercato del lavoro, in quanto per ben che vada al massimo questi interventi sono dei semplici placebo. Aggiungo che ci sono tre cose alla quale non ho mai creduto nella mia vita. Gli oroscopi, i pronostici, non ho mai giocato alla lotteria neanche al totocalcio, e le interpretazioni statistiche. A questo quest'ultimo proposito, il leader conservatore inglese Benjamin Disraeli, noto conservatore, sosteneva che ci sono tre tipi di menzogne, che lui personalmente non era disposto a sopportare: le bugie gravi e le interpretazioni statistiche. Difficile dargli torto. Se solo pensiamo al vociante dibattito mediatico degli ultimi mesi e delle ultime settimane che ha accompagnato la pubblicazione mensile o trimestrale dei dati Istat su occupazione e disoccupazione, con tutte le interpretazioni più improbabili
che potevano essere immaginati. In ogni caso, il punto da tenere presente è che la disoccupazione dilagante con cui siamo alle prese è la somma di diversi fattori. In primo luogo, una globalizzazione finanziaria sregolata, che pur avendo consentito anche qualche risultato positivo, è giusto riconoscerlo, ad esempio per alcuni centinaia di milioni di persone, soprattutto in India e in Cina, che sono uscite dalla condizione di povertà estrema, tuttavia hanno contemporaneamente, a questa globalizzazione finanziaria, contemporaneamente prodotto ed assecondato un parallelo aumento di diseguaglianze intollerabili, sia a livello mondiale, sia soprattutto nei paesi occidentali, in Italia in particolare. Il tutto caratterizzato da una contestuale svalutazione dei diritti e del costo del lavoro, assunti nella maggior parte dei casi come il terreno fondamentale, se non esclusivo, della competizione commerciale. Inoltre, sul piano economico hanno pesato tanto le politiche deflazionistiche quanto i limiti di investimenti pubblici e privati sempre più asfittici. Per fare buon peso, negli ultimi anni si è teorizzato e praticato la disintermediazione dei gruppi intermedi. Si è insomma sostenuto che nell'attuale fase economica e sociale si poteva ormai fare a meno della mediazione delle grandi organizzazioni del lavoro e della contrattazione. Il risultato è sotto i nostri occhi. Credo però sia giusto fare anche notare, sperando che non si tratti di fuochi di paglia, qualche positivo segnale di inversione di tendenza negli orientamenti culturali e pratici delle controparti, sia private che pubbliche. Considero un indizio di questo ravvedimento culturale la recente firma del contratto di 1.600.000 metalmeccanici, e per 3.300.000 statali. Tuttavia, per quelle che ho sommariamente richiamato e per tutte le altre ragioni che potrebbero essere aggiunte, il lavoro, la disoccupazione sono da assumere come il problema cruciale economico e sociale del nostro tempo, non solo per i milioni di persone coinvolte, direttamente coinvolte, ma per quasi tutte le famiglie, perché più o meno in ogni famiglia c'è uno o più di uno che ha perso il lavoro o teme di perderlo e, se l'ha perso, non è in grado di ritrovarlo. A cui si somma la condizione sempre più disperante per il futuro dei figli, costantemente in balia di una dilagante disoccupazione giovanile, usiamo questa formula tecnica neutra, che ha superato, io credo, ogni soglia di tollerabilità. Intendiamoci, essere disoccupati oggi, malgrado la povertà assoluta tenda continuamente ad aumentare, non significa necessariamente non fare nulla o morire di fame,
come capitava alla generazione dei nostri nonni e dei nostri padri. Ma significa sempre essere esclusi. Perché anche se molte cose relativamente al lavoro sono cambiate, basti pensare all'organizzazione del lavoro, alla cultura del lavoro, al rapporto tra le persone e il lavoro, che è cambiato enormemente nell'arco di pochi decenni, tuttavia, malgrado le continue trasformazioni, il lavoro resta un fattore decisivo di appartenenza, di identità individuale, familiare, sociale. Quindi non si può, o non ci si dovrebbe, rassegnare al dramma di milioni di persone che ne sono deprivate. Poiché allo Stato ci troviamo alle prese con una situazione intollerabile, cosa si può fare per eliminare o quantomeno ridurre significativamente questa grave tracimazione di sofferenza umana? A questo fine ci sono compiti che spettano ovviamente alla politica, in primo luogo l'adozione di appropriate misure economiche, a incominciare da investimenti pubblici destinati alla tutela della salute per tutti, alla scuola, a un efficiente funzionamento degli strumenti per l'avvio al lavoro, compresa la formazione continua, che è invece da noi alquanto trascurata, alla messa in sicurezza del territorio e delle persone. Tutte misure che assieme ad altre possono contribuire alla ripresa economica e dunque anche all'aumento dell'occupazione. Si tratta di interventi sicuramente importanti, ma che non bastano. Se si intende assumere l'obiettivo del lavoro per tutti. Bisogna infatti fare i conti con il punto decisivo, che io mi ero permesso di indicare anche nel passato, suscitando polemiche, reazioni, anche qualche contumelia. Non offuscabile questo punto con discorsi blablatici. Il punto è che allo Stato non c'è abbastanza lavoro per tutti, almeno per tutti coloro che vorrebbero lavorare, che non sono tutti in assoluto, sono quelli che chiedono, desiderano, vogliono lavorare per le ragioni enumerate e per altri che potrebbero essere aggiunte. Perciò l'unico modo per affrontare concretamente il problema è quello di ridurre gli orari e ripartire diversamente il lavoro disponibile. Quando lo sostenevo io mi sono tirato addosso una valanga di critiche, devo dire però che molto più autorevolmente di me. C'è qui Raffaele un liceo? Sì. I ragazzi di un liceo, ecco, lo dico soprattutto a loro. L'invito a leggere nel 1931. Eccoli, guarda come sono belli già. Nel 1931, in un famosissimo discorso tenuto a Barcellona, John Maynard Keynes, in una conferenza intitolata Promemoria per i nostri pronipoti, che siete voi, i suoi pronipoti, la generazione dei suoi pronipoti, sosteneva
che per produrre tutto quello di cui avremmo avuto bisogno sarebbero bastate 15 ore di lavoro alla settimana, 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Ed era un premio Nobel dell'economia che ha sostenuto. Vi invito a leggerla perché tra l'altro è una conferenza importante fatta secondo le qualità anche letterarie del nostro. Ora, i modi per conseguire questo risultato della ripartizione del lavoro disponibile tra tutti quelli che vorrebbero lavorare sono teoricamente innumerevoli, ma essendo rispettoso dell'autonomia sindacale non mi permetto di entrare nel merito di possibili teoriche soluzioni. Nemmeno con semplici suggerimenti, intendendo con questa condotta mantenermi fedele al comportamento al quale negli ultimi 30 anni ho sempre cercato di ispirarmi. Non a caso, pur essendomi sempre interessato, almeno sul piano generale, alle questioni relative al lavoro, si direbbe in latino maccheronico semel sindacalista, semper sindacalista, uno non perde mai il vizio, anche se non è più in servizio attivo, mi sono contemporaneamente astenuto dall'esprimere qualsiasi giudizio tanto sulla appropriatezza o sulla congruità delle piattaforme elaborate come degli accordi stipulati. Non è un caso del resto che, pur essendo stato proclamato, i veterani qui ricorderanno, alcuni dei veterani ricorderanno l'episodio al quale mi riferisco, pur essendo stato proclamato dal Congresso Confederale dell'85, membro a vita del Consiglio Generale, come appunto qualche veterano ricorderà, non abbia mai partecipato in questi oltre 30 anni ad alcuna riunione del massimo organismo di elaborazione strategica dell'organizzazione. La ragione che mi ha condizionato è molto semplice. Non so personalmente se è ancora in vigore o se sia stata riformata oppure nel frattempo caduta in disuso, ma c'era una norma nel diritto canonico, almeno quando io ero più giovane, la quale prescriveva che quando un parroco lasciava una parrocchia non poteva più ritornare, neanche per confessare. Norma che credo farebbe bene se fosse estesa anche alle grandi organizzazioni collettive. Sociali e politiche. In ogni caso, intanto almeno per quel che mi riguarda, ho ritenuto comunque opportuno di uniformarmi. Per concludere, consentitemi qualche rapida considerazione. Gli ultimi 2 decenni per i diritti e il trattamento del lavoro e per le organizzazioni di rappresentanza del lavoro è stato un lunghissimo, interminabile periodo di nuvole basse. Per tornare a vedere il sole occorre innanzitutto impegnarsi con efficacia e determinazione a unificare il mondo del lavoro. Normativamente tra pubblico e privato e per includere i milioni di persone ricattate con l'imposizione di contratti atipici, anche qui l'elenco è sterminato,
che sono di fatto esclusi dalla contrattazione e dal riconoscimento di diritti essenziali. Compreso il riconoscimento della dignità del lavoro. Naturalmente la prima condizione per ricomporre il mondo del lavoro è che a sua volta il sindacalismo confederale non si presenti frantumato. In sostanza, si dimostri capace di combattere la tendenza a trasformare divergenze occasionali. Per quanto forti o supposte tali, e che a sua volta ne trasformi in contrapposizioni permanenti, che determinano solo impotenza e paralisi. Si può senz'altro convenire che nel compito che sta di fronte al sindacalismo confederale non c'è niente di facile, ma credete a me, non c'è neanche niente di impossibile. Il segreto consiste nel non trasformare mai i motivi di preoccupazione in ragioni paralizzanti di pessimismo. Finisco con due versi, noti a molti, quando io ero giovane erano abbastanza conosciuti, non so se lo sono ancora, di John Donne, che è un famoso poeta inglese del Cinquecento, il quale descriveva con espressioni commosse, che non andrebbero mai ignorate, credo, il valore del rapporto tra individuo e individuo, sostenendo che ciascuno di noi vale solo in quanto è parte del tutto. Dice infatti Don, nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo di continente, una parte del tutto, e dunque non chiedere mai per chi suona la campana, suona per te. Ai versi di Don voglio aggiungere due righe di commento contenuto nel bel libro Il futuro è nel nostro passato, in cui, proseguendo sulle orme degli adagia di Erasmo, la nostra amica Fiorella Casucci Camerini, che forse è anche qui oggi, interpreta frammenti di saggezza greca e latina per auspicare un nuovo umanesimo. Queste le sue parole. E oggi, in questo tempo di individualismo sfrenato, di odio, di violenza, del sonno della ragione, in cui il suono della campana per ciascuno di noi è sommerso da un frastuono assordante, è essenziale recuperare il senso di solidarietà e di fraternità, di unione, pena la dissoluzione della comunità alla quale apparteniamo e che vorremmo rafforzare e rendere più coesa. Per scongiurare i rischi gravi del tempo che ci è dato di vivere, è quindi necessario ricostruire con tenacia, determinazione, impegno costante, la speranza in un possibile futuro migliore. Cominciando con il dare risposte concrete alla questione decisiva del lavoro per tutti che ci è stata oggi proposta o riproposta, senza farci intimorire, bloccare,
fuorviare dalle critiche, dalle obiezioni dell'establishment economico-finanziario, che purtroppo negli ultimi anni ha costretto la comunità a sopportare costi umani e sociali pesantissimi. Credo si possa finalmente invertire la tendenza, ma occorre svegliarci, sia perché non c'è più tempo da perdere, credo, ma soprattutto perché, come diceva Aristotele, la speranza è un sogno che si fa da svegli. E questo è il mio augurio per tutti voi, per il sindacato, per l'impegno che vi sta di fronte e per le sfide che sono certo saprete raccogliere.